Salve, sono il dottor Raffaele Di Luca, chirurgo oncologo e sono qui con i miei colleghi, il professor Luigi Marano e il dottor Isacco Desideri e siamo tutti e tre cofondatori del Nutrionc Research Group, che è un gruppo multidisciplinare formato da chirurghi oncologi, da radioterapisti oncologi, da oncologi medici e ultimamente anche da specialisti della nutrizione clinica. Quali novità ci sono, professor Marano, a proposito dell'ultimo articolo pubblicato su International Journal of Surgery da parte del Nutrionc Research Group? Abbiamo praticamente fatto una fotografia degli ultimi 25 anni di ricerca nell'ambito della immunonutrizione e abbiamo effettivamente osservato una consolidazione del topic che è cresciuto moltissimo con un enorme numero di articoli di ricerca primaria, un enorme numero di articoli di ricerca secondaria e abbiamo anche appurato un grandissimo network di ricercatori in tutto il mondo che hanno effettivamente studiato questo particolare argomento. Sicuramente abbiamo ancora altri gap da colmare, che sono rappresentati prevalentemente da nuove frontiere delle applicazioni dell'immunonutrizione in determinati settings chirurgici ed oncologici in altri distretti che non siano quelli della chirurgia dell'apparato digerente. Dottor Desideri, a proposito di questo Nutrion Research Group che è fondato 4 anni fa, oramai conta numerosi giovani colleghi. Nell'ultima riunione di Bologna, nell'ultimo workshop di Bologna, siamo a 100, a 120. Ritieni opportuno che prossimamente ci possano nascere delle prospettive di studio e di ricerca, visto che siamo appunto un gruppo di ricerca e di studio multidisciplinare? Beh, noi siamo un gruppo di studio multidisciplinare in cui appunto varie figure professionali coinvolte in pazienti oncologici complessi sono tutte coinvolte. Stiamo raccogliendo dati importanti e li stiamo pubblicando, ma sicuramente dobbiamo promuovere anche la ricerca prospettica con studi clinici principalmente volti ai pazienti in cui la multidisciplinarità la fa da padrone. Quindi penso principalmente ai trattamenti neoadiuvanti in pazienti oncologici con malattia localmente avanzata. E professor Luigi Marano, a proposito invece di ricerca di base traslazionale, per andare a capire ancora meglio come l'immunonutrizione possa potenziare gli effetti di una radio o di una chemioterapia, quali possono essere i prossimi studi che il gruppo può affrontare? Allora, noi partiamo da una certezza che è quella dell'immunonutrizione effettivamente dà dei benefici indiscutibili sul piano clinico, ma non abbiamo ancora una ricerca condotta in maniera corretta e con dei dati certi degli effetti dell'immunonutrizione anche nel setting biologico, nel setting molecolare e nel setting istopatologico. Ecco, queste sono le strade del nostro futuro, del nostro super prossimo futuro che stiamo già esplorando in modo da poter dimostrare come l'immunonutrizione possa migliorare gli outcomes clinici non solo attraverso le già note vie dell'arginina e degli altri pathways, ma anche attraverso la modulazione del gut microbiota e attraverso la modulazione del microambiente tumorale. E in ultimo vorrei sottolineare che il Nutrion Research Group si è, attraverso gli studi pubblicati, interfacciato con quella che è la comune pratica clinica, quella quotidiana della real life e che è legata alla prescrivibilità di questi presidi terapeutici per quei pazienti oncologici a rischio o malnutriti. È inconcepibile che in Italia esistano 20 sistemi sanitari nazionali e molto spesso all'interno di una stessa regione ogni singola provincia abbia dei format, dei piani terapeutici che differiscono. Questo non è possibile, lavoreremo anche in simbiosi con le associazioni dei malati per semplicemente effettuare una semplificazione di quello che è un banalissimo format, un piano terapeutico per prescrivere questi supporti alimentari nei pazienti malnutriti su tutto il territorio nazionale, nella maniera più semplice possibile, qualora indicati.